Buonasera a tutti, gente, e bentornati questa sera su The Rick, un gioco che potete trovare gratuitamente su Roblox. In questo gioco dovete riuscire a sopravvivere durante la notte. La notte, se non mi sbaglio, dura 8 minuti, mentre il giorno avete 2 minuti a disposizione. In quei 2 minuti dovete riuscire a recuperare degli item o dal mercante o in giro per la mappa. Per riuscire a sopravvivere la notte, i punti che vi serviranno per acquistare la merce dal mercante ve le darà dopo la sopravvivenza della notte. Quindi andiamoci a fare una partita e vediamo un po' che ci attende. Ok, per ora è giorno. Non so per ora quando è iniziato il giorno, più che altro. All'interno della mappa c'è una casa, ecco, l'ho trovata. Bene. No! Oh! Aprite! Aprite! Ah, ok. All'inizio avete quella torcia e questo walkie-talkie che trovate all'interno della casa. Ok, si vede che questi già avevano giocato qualche partita perché nella sopravvivenza della notte c'è un mob che va in giro per la mappa e già gli ha distrutto il tetto di casa. Logicamente non dovete far casino quando è buio, dovete evitare di accendere le luci. Eppure se stiamo in silenzio, può venire lo stesso dentro casa. Infatti, come è successo qui, che è venuto da poco dal tetto. Ed ecco che inizia la notte. Vediamo di sopravvivere. Ma cosa? Quanti punti c'ho io? No, qui non si vede. Survival? No, c'ho 7 punti. Li ho spesi l'altra volta. Li ho spesi. Ok. Più o meno la mappa me la ricordo e non me la ricordo. Bravo, chi capisce? Bello, quello è il mostro a cui dobbiamo sopravvivere per 8 minuti in questa stanza. Non dovete far casino, non dovete accendere la luce che se ne accorge, però nonostante tutto questo, all'ultimo quello un giro dentro casa se lo fa. Siamo solo io e sto giocatore. Logicamente ci sono degli item che se riesco a sopravvivere questa notte, cercheremo di andare al mercante perché più o meno la mappa me la ricorda a memoria. Quindi anche di notte riesco ad orientarmi. Questo si è comprato la mappa. Come vedete, questa è tutta la mappa del gioco. Appena finisce stanotte, ci andiamo subito dal mercante per comprare almeno un medikit. E magari se riusciamo in un'altra partita a comprare anche un segnalatore che ci indica il boss, cioè il boss, il mostro a che distanza sta da noi. Ok, corriamo subito ad Ammercante. È strano perché mi ricordavo che doveva durare qualcosina in più la notte, cioè la notte. Perché potete anche comprare un orologio. Ok, ogni notte sono 100 punti. Ok, potete comprare anche un orologio che vi indica quanto tempo vi rimane per il giorno e quanto per far finire la notte. Vediamo di muoverci perché abbiamo 2 minuti.
Logicamente quella porta dove stavamo all'interno di quella casa, se per caso la centrale elettrica all'interno del gioco tende a non funzionare, la porta della casa non si chiude. Questi sono gli item che si possono comprare. A vendere non ci può vendere nulla. 204 punti. Allora, un po'. Questo qui che ti indica il tracciatore, 200 punti. Le trappole. Questa è la mappa, il radar. Questo è l'orologio che vi ho detto, per vedere quanto dura. Compriamoci l'orologio, 45 punti. Un medikit. E teniamocene subito a casa. Ecco, abbiamo un minuto. No, vabbè, abbiamo un minuto e 25. Prima che cominci la notte. La stamina non è che sarebbe male, però conserviamocela. 700 punti, no, lascia stare. No, 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 un bastone letto. Abbiamo un minuto. Io più o meno la strada me la ricordo a memoria, quindi mi so orientare. Ritornare a casa è facilissimo. Se per caso è notte e manca la corrente, basta venire qui. Dovete stare sempre attenti qui alla corrente. Riattaccare la corrente alla centrale. Fare una via dritta. Seguendo questo sentiero non vi potete mai sbagliare. Sulla destra c'è quel treno, il vagone. Ed ecco la casa. Quindi abbiamo un medikit. Walkie-talkie che per ora non ci serve. Apri. Quella, ma c'è qualcuno dentro casa? Quella. Dai, non fate se. Non voglio sopravvivere 8 minuti qui fuori. Cioè, ma questo è il gioco suo, se lo fa qui su, qui dentro. Mi ha fatto venire ansia questo. Vediamo un po'. Se non mi sbaglio erano 8 minuti. Oh, il tempo non parte più. Ecco, 8 minuti e 20. Cerchiamo di sopravvivere anche questa volta. Questo sta fuori casa. Vediamo di sopravvivere a questi 8 minuti. Sperando di non essere attaccati. E al prossimo ci andiamo a comprare il tracker. Scappa, scappa. Bisogna andare subito e immediatamente alla centrale elettrica. Solo che da cretino me ne sono scappato randomicamente e non ho seguito il percorso per andare alla centrale. Ora è un casino. La centrale, eccola. Perché non funziona? No, non funziona.
Oh cavolo, io ci sento le grida e mi sta venendo l'ansia da far paura. Cavoli! Ma questo deve essere stato un aggiornamento, perché non c'era prima. Non funziona nulla, neanche l'orologio. Niente. Devono passare 8 minuti così. Un'ansia da... un'ansia, mamma mia. Attacchiamo la corrente. Cioè, perché non... I ferri, vedi che forse dovevo comprare i ferri? È stato... mamma... Questo è stato un aggiornamento, perché giuro che prima non c'era questo. Cioè, almeno di quello che ho notato finché l'ho giocato. Logicamente, se per caso venite uccisi da quella creatura, che fino ad ora non ho visto e spero di non vedere... Che cavolo spara fa quello? Se venite uccisi, tutti gli item che avete comprato fino ad ora non li avrete più. Ciò che vi rimane è la torcia. Hanno ridato energia, hanno ridato. Sento la centrale elettrica in moto. No. Mi sono sbagliato? Ah sì. Energia ristabilita. Quindi anche l'orologio funziona. Andiamo verso casa. Mamma mia, è stato brutto, è stato. Si è chiusa la porta. Non volevo. Ok, ora abbiamo di nuovo l'energia ristabilita al 97%. Appena scende di nuovo a zero dobbiamo andare di nuovo alla centrale. Ma a me non mi interessa per ora. No, questa. Quella che vedete è la torre d'osservazione a destra. Ci potete anche salire sopra, ma è inutile, sale là sopra pure lui. Perciò è strano che non arrivano qui alla safe house. Ecco, io stavolta non apro. Non c'è più la trappola, quindi o l'avranno tolta o il mob l'ha presa. E stavolta voglio vedere il tempo scorrere. Vediamo un po'. L'energia sta a 88%, voglia, si sopravvive per un paio di notti. Il segnale non si percepisce come sempre. Vorrei capire tanto i player dove stanno andando a sopravvivere. Ma sì, chi ce ne frega che si muore una volta, tanto gli item che abbiamo non è che ci servono tutti. Il pozzo. Facciamo che per non perdermi, questa è la casa. I player non vengono. Eppure siamo tre... sono quasi sette giocatori. Sono sette di loro, ma nessuno entra dentro casa. Sopravviviamo all'esterno, vediamo se ci compare il mob.
Cioè, questa si protegge dentro la centrale? Oh, cavoli. Quella si sta divertendo a pigliare le scosse. Il mercante. Ah, è chiuso la notte. Logicamente. Season 1, Season 1, Global Time. Qualcuno sta morendo e niente, non ne vogliono. Lascia un like per l'update. Non ne vogliono sapere di attaccarmi. Ora che ho detto, esco fuori, voglio vedere il mostro. Non vuole comparire su YouTube. Ci tiene alla privacy. Quella devo fare contenuti, esci fuori. Oh mamma. Ok, da qui mi so pure orientare per tornare a casa. Non lo dico più che devo fare contenuti. Oh mamma mia. È meglio che ti stai zitto. Torniamo a casa. Il mostro l'abbiamo visto. Per il video ci abbiamo tutto. Ora voglio tornare a casa, già mi è bastata quella di prima, per favore. Non farmi tornare a casa. Ok, vediamo se ci riusciamo a orientare. Allora, praticamente questa con la sedia a rotelle è qui. Se vado di qua, e stavolta sperando di non essere attaccato, di qua c'è la casa. Per la casa basta allora, una volta che uscite da qui, sempre dritto finché non urtiamo ai muri del gioco, ai muri della mappa. Ai muri si va a destra. Ok, siamo riusciti ad arrivare a casa. Non so prima cosa mi sia successo, forse qualche problema io di rete. Cioè, si era frizzata la partita, quindi ho dovuto un po' riavviare il gioco. Questa partita la vedo pure abbastanza popolata di gente. Vediamo di sopravvivere, fare qualcosina di punti e magari di fare un'ultima partita dove magari ci divertiamo un po' diversamente. Come quella che è stata fatta, due. Cutie cut. Kit cut.
Sasuke. Itachi. C'è un player che deve entrare. C'è un player fuori casa, lo sento. Perché non lo vogliono fare entrare? Sta scavando. Sta lì. Io faccio punto. Scappa, scappa. Scappa. Ma può fregare una volta, sta così male, ma no pure la seconda. Gente, questo è The Rake Remastered, un gioco che potete trovare, come ho detto pure all'inizio, gratis su Roblox. Avete l'opportunità anche di comprare un server privato dove potete giocare con i vostri amici fino a 8 giocatori. Il server, se non erro, dovrebbe costare 100 Robux. I Robux vi consiglio magari di comprarli su Instant Gaming, lì lo trovate molto più basso come prezzo. E ci si vede alla prossima con un nuovo gioco su Roblox. Buona serata!